È stato sottoscritto oggi nelle comuni di Cagli l'accordo di programma per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera a servizio del territorio. Ospedale e case di comunità previsti nel piano sociosanitario presentato oggi alla presenza degli assessori regionali Baldelli, Saltamartini ed Aguzzi. 15 milioni di euro per l'investimento più grande della regione su questa tipologia di edilizia sanitaria. Accordo siglato tra Regione, Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Cagli, Unione Montana Catria Nerone e Azienda Sanitaria Territoriale 1. Un intervento strategico nella provincia di Pesaro, ma per tutta la regione, rispetto a un piano sanitario che finalmente ha detto no agli ospedali unici voluti dalla giunta precedente, ma dice sì a una sanità che risponda alle esigenze sia della costa che dell'entroterra, con 15 milioni di investimenti, l'investimento più importante per questa tipologia di strutture che viene messo a terra proprio qui a Cagli, di cui la metà delle risorse di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'altra metà di contributo regionale mediante il cosiddetto articolo 20 che finanzia appunto l'edilizia sanitaria e ospedaliera. Per la restituzione di alcuni servizi che erano stati cancellati qui sul territorio dal precedente piano sanitario e che il nuovo piano sanitario della Giunta Accoroli vuole progressivamente restituire alle nostre comunità su tutto il territorio. Il nuovo presidio ospedaliero sorgerà in un'area pianeggiante libera da vincoli di circa 12.000 metri quadrati in località San Lazzaro, adiacente all'Eli Superficie. Nuova struttura composta da un piano interrato e due piani fuoriterra per una superficie complessiva di 3.900 metri quadrati. Oltre a case e ospedale di comunità con 36 posti letto in due moduli, la struttura avrà anche un potenziamento delle prestazioni che riguarderanno la specialistica ambulatoriale, la diagnostica radiologica e laboratoristica per la copertura completa delle necessità sanitarie della popolazione residente. Saranno inoltre individuati percorsi di potenziamento della rete di emergenza-urgenza. Il progetto acquista grande serietà e ad oggi siamo veramente soddisfatti perché abbiamo parlato anche di tanti tanti servizi, molti in più rispetto a quelli che ce n'erano prima nella nostra struttura. Abbiamo parlato anche di un recupero della vecchia struttura. Insomma, ecco, un progetto serio non calato per far contento a qualcuno, ma per dare delle risposte concrete alle Alte Marche. Il cronoprogramma punta a iniziare i lavori nella prima metà del 2024 per arrivare a conclusione nell'arco di 2 anni. Il Covid ha dimostrato la forte carenza della medicina del territorio, quindi si cerca di potenziare il territorio con un'idea base che è quella di curare le persone a casa con l'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità, di curare le cronicità negli ospedali di comunità come in questo caso di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro e poi di potenziare la medicina per acuti che si svolge negli ospedali di primo livello. Qui questo è un percorso molto chiaro. Noi come Regione Marche abbiamo fatto un investimento sulla sanità dell'entroterra che a causa evidentemente anche di possibili problemi di spopolamento, è un segnale inequivocabile e attraverso un accordo che stiamo portando a casa con i sindacati dei medici di medicina generale dovrà essere rinnovata l'idea di una sanità di prossimità ai cittadini, altrimenti c'è come avviene in questo momento la corsa verso il pronto soccorso proprio perché non c'è la medicina del territorio.